amici telefono.net, Andrea Galeazzi, bentornati. V960, il terminale che andiamo oggi a provare. Eccolo qui, è il nuovo Walkman Phone della Sony Ericsson. Poi andremo a vederlo nel dettaglio. La confezione, che è abbastanza elegante e particolare, contiene una custodia, eccola qui, per il telefono. Contiene l'alimentatore con plug ovviamente proprietario, il cavo USB, anche qui con plug proprietario, e l'auricolare, che essendo della serie Walkman è dotato di cuffiette in-ear, quindi molto buone come qualità, e di sezione staccabile per l'auricolare, quindi potremmo tranquillamente andare a usare i nostri auricolari preferiti. Sempre nella confezione troviamo poi la manualistica con la suite molto completa, molto ben fatta, molto meglio della serie T per esempio, che ci consente anche di caricare musica e software sul telefono. Andiamo ad installare il nostro telefono. Posteriormente abbiamo il vano per la batteria, eccola qua, la solita BST33. Andiamo a inserire la SIM card nel telefono. Ricordiamo, non è presente nessuno slot di espansione perché il telefono è già dotato di 8 GB di memoria interna. Chiudiamo lo sportellino e andiamo ad accenderlo con il pulsante superiore. Materiali sono belli, dietro è gommato il telefono, abbiamo una parte lucida dove vi è l'obiettivo della fotocamera da 3,2 megapixel con due flash LED, l'altoparlante a lato, mentre anteriormente abbiamo il display da 320x240 pixel sensibile al tatto. Abbiamo infatti qui di fianco il pennino, che per la verità sembra abbastanza fragile e leggero. Abbiamo sul lato destro le leve per il volume e il pulsante di scatto per la fotocamera, mentre sul lato sinistro abbiamo la rotella, che ormai è familiare alla serie Symbian di Sony Ericsson, e un gancio per un laccetto. Tastiera gradevole, abbastanza ampia, ben selezionabili i tasti e dall'ottimo feedback. Diciamogli di accendere il telefono. Abbiamo anche il tasto Walkman, il tasto indietro e il tasto cancella. Abbiamo altri tre tasti che qua si intravedono, che sono il play avanti veloce e indietro veloce, che servono e si illuminano quando andremo a utilizzare la parte Walkman del telefono. Purtroppo una grossa pecca che abbiamo trovato per quanto riguarda l'ergonomia è il fatto di non aver messo il pulsante indietro sotto alla rotella di selezione. Infatti il pulsante indietro è in questa posizione e chi è abituato a usare la serie P, diciamo, di Sony Ericsson è abituato a trovarsi l'indietro qua sotto, e quindi questa è una cosa un po' scomoda. Il display è un transreflective, funziona molto bene. Andiamo a vedere il menu e la velocità di questo software. Ricordiamo, è un quad band UMTS, purtroppo non è HS DPA. Abbiamo però la presenza di, adesso abbiamo ricevuto delle email perché abbiamo messo lo scaricamento automatico, abbiamo, come dicevamo, la presenza del Wi-Fi in versione B. Andiamo appunto a vedere proprio la messaggistica, andiamo a scrivere un nuovo messaggio, andiamo a creare un SMS per vedere come si comporta questa tastiera. Ovviamente abbiamo la presenza del T9, la velocità di scrittura è abbastanza buona e non abbiamo assolutamente nulla da dire sulla tastiera, perché risulta ampia e ben usabile. Andiamo a provare a scrivere con il pennino e, come vediamo, anche qua nessun problema con la scrittura facilitata, con un pennino che scorre davvero bene sul display. Per quanto riguarda le funzioni Walkman, andiamo quindi al core del telefono, c'è un pulsante dedicato che è questo qui, andiamo a premerlo e vediamo come si attiveranno sia questi tre tasti a sfioramento, sia il menu del Walkman. Quindi col tasto play andremo a far partire l'audio, alziamo il volume. Come
sentiamo, il volume è davvero ampio, abbiamo visto il sottofondo molto simpatico, personalizzabile per quanto riguarda il background del lettore multimediale, e abbiamo anche qua, come gli ultimi Sony Ericsson, un menu multimediale molto molto completo, che prevede anche una selezione delle canzoni in base allo stato d'animo. Quindi il processore del telefono farà un check di tutte le canzoni che abbiamo caricato e in base a dei parametri le classificherà per canzoni tristi, canzoni felici, e quindi anche in base al nostro stato d'animo potremmo andare a ascoltare musica. Quindi molto molto carino la parte multimediale di questo telefono. Col tasto indietro, tenendolo premuto, andiamo a bloccare o a sbloccare il telefono, ma andiamo a vedere ora le funzioni più multimediali del device. Andiamo ad attivare la fotocamera che si posizionerà in orizzontale per quanto riguarda la messa a fuoco. Andiamo a mettere un oggetto dietro al nostro telefono, premendo noteremo che ci sarà la messa a fuoco e ripremendo avremo lo scatto. Fotocamera che ci ha dato delle soddisfazioni, una 3,2 megapixel ben definita e che scatta foto molto bene anche in assenza di luce grazie ai due flash. Ovviamente non pretendiamo la qualità dei flash allo Xeno, ma comunque abbiamo una buona riuscita delle fotografie. Ovviamente sempre presenti gallerie immagini e feed RSS come su tutti gli ultimi telefoni di Sony Ericsson. La galleria multimediale è ben fatta, possiamo girare le fotografie e scorrerle semplicemente girando la rotellina, quindi molto comodo ed ergonomico come funzione. Proviamo ad andare ad aprire una pagina web, diciamo che il browser è il solito della serie di Sony Ericsson, quindi non avremo nessun tipo di novità per quanto riguarda la navigazione sul web. Proviamo ad aprire. Ecco, una cosa dobbiamo dire che abbiamo trovato scomoda è il fatto di non avere una freccia direzionale, un pad. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che noi quando andiamo a scrivere senza T9 avremo delle difficoltà quando dobbiamo andare a fare la seconda lettera, quindi dobbiamo spostarci a destra o a sinistra con il cursore. Questo proprio perché non abbiamo un cursore o comunque un pad direzionale con l'ok per dare l'input del comando. Questo è un po' un neo di questo V960. Andiamo a vedere un po' che cosa ci propone. Abbiamo ovviamente la radio FM, RDS, la possibilità di vedere video molto bene in qualità 320x240, Music DJ, il registratore, vocale, quindi per appunti vocali, abbiamo registro del chiamante, ovviamente contatti rapidi, videochiamata, perché ricordiamo è UMTS e abbiamo anche la cam anteriore in questo V960, la messaggistica l'abbiamo già vista così come il Walkman. Organizer, abbiamo la presenza di Quick Office per vedere e per modificare file Office, abbiamo provato e funziona davvero bene. Abbiamo lo scanner dei biglietti da visita, quindi se noi metteremo un biglietto da visita dietro la fotocamera ci importerà il contatto direttamente nell'applicazione contatti, appunto applicazione contatti che non ha nulla di nuovo rispetto all'applicazione contatti che troviamo sulla serie P. Per quanto riguarda gli strumenti, pannello di controllo, gestore file, sincronizzazione remota, abbiamo come dicevamo prima un wifi che funziona molto bene, così come un bluetooth che supporta anche il protocollo stereo su questo telefono. Schermata home personalizzabile, abbiamo la possibilità di inserire dei link rapidi come vediamo sia a funzioni sia a programmi, e abbiamo anche la possibilità, volendo, di non avere la schermata Walkman ma di avere la schermata ufficio che ci ricorda gli appuntamenti e le cose da fare. Conclusioni su questo V960: i materiali sono molto buoni, la memoria c'è, 8 GB, il design può piacere come può non piacere, a noi lascia piuttosto indifferenti, non ci fa impazzire. La cosa che secondo noi è davvero elevata è il prezzo, ci vogliono circa 600 euro per entrare in possesso di questo telefono, davvero un po' troppi, anche se offre davvero molte features e la qualità dell'audio è molto molto buona. Ultima parentesi sulla ricezione, sempre a massimi livelli, e sulla qualità della telefonata.
ottima, senza mai problemi di linea metallica o di perdita della voce e del segnale. Grazie, alla prossima prova qui su telefonino.net.